Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con una morning routine di Charlie. Prima di iniziare il video, però, vi ricordo che questo è un video puramente di intrattenimento e anche dimostrativo della mia arte. Infatti, Charlie è una bambola reborn creata da me, che fra l'altro è già stata adottata, quindi no, non è disponibile alla vendita, ha già una nuova mamma che lo aspetta. Se siete interessati a saperne di più sul mondo delle bambole reborn, vi invito a seguire il mio canale. Infatti ci sono tantissimi video, tra quelli più recenti, che spiegano che cosa sono e mostrano anche quelle possibilmente in vendita. C'è anche il mio profilo Instagram su cui vi invito a seguirmi. Tutti i miei contatti sono nel primissimo commento fissato in alto qua sotto. Iniziamo quindi la morning routine con il piccolo Charlie. Sono circa le 9:30 di mattina e questo piccolino si è svegliato. Anche se adesso fa finta di dormire o si sta riaddormentando, in realtà sono venuta qui proprio perché ho sentito che faceva qualche pianto. Quindi mi sa che questo piccolino inizia ad avere fame. Per fortuna Charlie è davvero super bravo, è un bimbo angioletto, davvero super tenero, che piange poco, però devo dire anche che si muove parecchio, è uno di quei bimbi che scalciano un sacco, si muovono, infatti lo tengo sopra la copertina perché sennò si arrotola tutto. Ed eccolo qua, con questa tutina che è adorabile, però gli va un pochino grande, anche se adesso non si vede, però guardate un po'. È leggermente fuori taglia per lui, infatti magari in uno dei prossimi video lo cambieremo anche. Buongiorno Charlie, ci stiamo svegliando lentamente stamattina, che presa forte che ha questo bimbo. Come vi dicevo è sempre molto attivo nei movimenti, anche se adesso fa finta di dormire, vero? Con questa boccuccia aperta, anche se devo dire che questa posizione secondo me significa che inizia ad avere fame. Vero Charlie? Vuoi il biberon? Prima che inizi di nuovo a piangere, corro a prepararglielo. Eccoci qui, biberon super pronto. Anche se appunto è quel periodo in cui, sto cercando di aprire il biberon intanto, in cui inizia a fare fresco ma non fa realmente freddo. Infatti non gli ho messo sopra la copertina proprio per questo motivo, perché è già abbastanza pesante di suo. E adesso beviamo il lattino. Sei pronto Charlie? Secondo me sì, già questa boccuccia mezza aperta è prontissima per mangiare. Vero? Hai fame Charlie? Eh sì, qualcuno ha decisamente fame, anche se tiene ancora gli occhi chiusi. Ora che abbiamo mangiato tutta la pappa, direi che lo prendo in braccio e vado a metterlo in un cuscino un po' rialzato sul mio letto, così non ha reflussi e insomma ha il tempo per digerire. Vero? E poi cambiamo anche il pannolino. Sei pronto Charlie? Buongiorno. Adesso andiamo. Eccoci qui, questo è il mio letto. Fra l'altro ho cambiato ieri le lenzuola, il cuscino, insomma, e mi sono resa conto di quanto Charlie con questo completino stia benissimo. Guardate, sembra proprio abbinato, grigio e bianco. Ditemi se questo completino vi piace per lui. Io ripeto, è leggermente grande, quindi non è il mio preferito su di lui, però comunque per cambiare direi che gli sta bene. Gli copre un po' il collo, ecco, il suo collo bello ciccioso. Guardate qui com'è patatino. Eccolo qua il collino. Adesso aspettiamo, adesso è un pochino rialzato così digerisce per bene e aspettiamo che serva il momento del cambio pannolino. Qualcuno qui si è svegliato e vuole proprio essere cambiato, quindi adesso ci cambiamo il pannolino. Apriamo qui. Ecco le nostre gambotte. Adesso apriamo anche questo pannolino. Dov'è che non vedo? Ecco, guardate, super stretto nel suo caso. Ha il pancino magro, devo dire. Adesso lo cambiamo. Pannolino cambiato su questo campo di margheritine. Davvero mi piace un sacco questo copriletto anche come sfondo per i video rispetto al classico bianco della copertina. Fatemi sapere se vi piace. E appunto qua c'è il pannolino che adesso andiamo a buttare. E qui la nostra tutina che dobbiamo ancora sistemare un attimo. Charlie intanto super pulito, diciamo ha avuto il via per riaddormentarsi. Lo sistemiamo un po'.
Però anche per questo motivo io adoro i due pezzi sui bimbi, perché è molto più facile cambiare il pannolino, fare cambi, si può cambiare solo il sotto, eccetera. Si possono anche fare più abbinamenti. Vero piccolo, mi è venuta un po' un'idea per tenerlo sveglio ancora un attimo e abbiamo questo giochino che è adorabile, sono quelli classici da IKEA, però quando l'ho visto mi è piaciuto subito, ce l'ho da parecchio ormai, lo sapete, l'avete visto varie volte sul canale, ed è anche un sonaglino, quindi è perfetto per tenere sveglio un attimino il piccolino, che però fa finta ancora di dormire. Charlie, non dormire, dai! Se no, questo bimbo dorme tutto il giorno. Ha preso il giochino e se lo sta abbracciando con questa manina adorabile. Ma guardate che carino, ormai niente, l'ha preso e non posso più rubarglielo. Direi che mi sa che si addormenterà con questo giochino in mano. Facciamolo suonare un po', è anche vicino al suo orecchio. Che bel suono! Niente, lui ormai ha, diciamo, il suo pupazzetto da abbracciare mentre dorme. Ormai l'abbiamo perso, infatti adesso prendo anche il ciuccio. Ciuccino preso, è questo che è anche nuovo ed è adorabile. Tra l'altro, io ho sempre difficoltà a capire da che parte stanno i ciucci, se di qui o di lì, quando non hanno scritte, forse di qui o no, perché c'è un pesciolino al contrario, o lo vedo io solo al contrario. Ecco, dovrebbe essere così in teoria. Sì, perché l'occhietto del pesciolino, vedete, è in alto. Ok, infatti, stavo sbagliando. E vediamo, questo ciuccio secondo me è bellissimo per lui, sta bene come forma e come tutto. Ditemi un po' la vostra. Aspetto di leggere tutti i commenti qua sotto. Guardate che faccia angelica col suo ciuccino. Devo dire che è davvero un bimbo super bravo. Vero? Che bravo, Charlie. Adesso ormai... Sì, addormenterà definitivamente per almeno un paio d'ore. Quindi eccolo qui. Direi che per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram. Tutti i miei contatti sono nel primissimo commento fissato in alto, qua sotto nella sezione commenti. E ci vediamo al prossimo video o in un prossimo post su Instagram. Ci saranno prestissimo delle grandi novità sul canale, quindi rimanete sintonizzati. Un bacio a tutti, vi aspetto qua sotto nei commenti e alla prossima! E se per voi è sera, a differenza della nostra morning routine, buonanotte!